parlare di sport e di giovani, una coppiata vincente in tutti i sensi, perché il Caravese dimostra sempre di avere tantissime nuove generazioni che si affacciano a varie discipline e che portano il buon nome del Caravese in giro per l'Italia, ma anche per il mondo. È un po' il caso delle arti marziali, in questo caso della società storica Rembukan di Rivarolo, che ha anche altre sedi nella nostra zona, che in questi anni, anzi in questi decenni, ha saputo crescere dei ragazzi che, di prospettiva che hanno già raggiunto degli ottimi risultati. Uno di questi è Giorgio Padoan. Ciao, ciao Giorgio, benvenuto. Grazie mille. Con te appunto raccontiamo un po' sia il mondo delle arti marziali, in particolare del karate, che è la disciplina che tu pratichi, ma anche appunto di questo approccio che c'è da parte dei giovani con quello che sono gli sport. Non dico di nicchia perché il karate è conosciutissimo, però diciamo che hanno forse meno evidenza anche sui media, fatta eccezione quando si tratta delle Olimpiadi. Beh, ovvio. Dove diventiamo tutti esperti di karate, quando alla fine molte volte non sappiamo nulla. Infatti con te facciamo anche due chiacchiere per anche un po' raccontare le varie sfaccettature del karate. Giorgio, tu come hai fatto ad avvicinarti a questa disciplina? Ma allora, inizialmente io non volevo avvicinarmi al karate e mio papà conosce il maestro Giacomo Buffo e da piccolo mi portava sempre a vedere, no? Uh-huh. Per provare appunto a farmi entrare in questo bellissimo mondo. Come sentivo i kiai, gli urli, via, scappavo, proprio piangevo. Posso chiederti quanti anni avevi? 6-7 anni. Ah sì sì, quindi giovanissimo. Non che adesso non sei giovane, perché hai 20 anni, quindi sei giovanissimo che adesso. E poi un giorno in estate, me lo ricordo, ho deciso che avevo voglia di provare a buttarmi in questo mondo e a settembre ho fatto l'iscrizione e da lì non mi sono più fermato. Perché tra l'altro hai avuto esperienze veramente di altissimo livello, ne avrai altre perché la tua carriera è ancora molto lunga, però le esperienze che hai fatto sia a livello nazionale che internazionale sono state molteplici e tutte di alto livello. Sì, abbiamo avuto i campionati mondiali nel 2019, che è stata un'esperienza fantastica, un mondo totalmente diverso da quello classico a cui eravamo abituati. Certo. E l'anno scorso abbiamo avuto nel mese di agosto, fine luglio, i campionati europei in Olanda. E adesso si prospettano dei bei campionati di nuovo mondiali in Ungheria a fine agosto. Quindi tanta prospettiva, tanta voglia di fare bene anche in questo caso. Ci proviamo sempre noi. appunto, dicevamo, giusto per non tediare eccessivamente chi è che ci ascolta e ci vedrà. Il karate, diciamo così, ha due specialità all'interno, sì. Che sono il kata e il kumite. Hai voglia di raccontarci quali sono le differenze, cos'è una e cos'è l'altra? Allora, il kumite, partiamo da quello diciamo un po' più semplice, sarebbe il combattimento, che può essere eseguito sia individualmente che a squadre, e consiste in un combattimento, ovviamente chi ha la meglio vince, passa il turno. Con contatto fisico. Okay. Diversamente dal karate sportivo che abbiamo visto alle Olimpiadi, noi utilizziamo praticamente nessuna protezione se non i guantini e i paradenti. Okay. E proprio c'è contatto e sangue che vola, giusto? Vola qualche bella legnata. Sì, sì. Mentre il kata è una sorta di forma dove si vanno ad eseguire una sequenza di tecniche che sono poi alla fine delle tecniche di difesa personale. E lo scopo finale del karate è quello appunto di avere una difesa personale negli anni, e fatte a vuoto, e anch'esso può essere fatto sia individualmente che con la squadra. Ovviamente nella squadra gioca tantissimo la sincronia, certo, perché bisogna andare in tre, tutti a tempo uguale, avere gli stessi movimenti, gli stessi gesti. Una specie di danza, sì, diciamo, che si dice, sì, definiamola così, cioè bisogna andare a tempo, però in questo caso sportiva. Sì, sì, una sottospecie di danza, dai, possiamo chiamarla così. Ci vuole molta armonia. Certo. Tu quale delle due, quale preferisci? Entrambe sono... No, io preferisco il kata. Ok. Individuale e anche a squadra, ovviamente. Okay. Adesso mi sto allenando anche con la squadra italiana, che sono tutti i ragazzi della palestra, Riccardo Carlino, Marco Buffo e Lorenzo Terzano. E sono la riserva ufficiale e individualmente ovviamente mi alleno e tutto. Kumite lo faccio più diciamo in palestra come allenamento, ma le gare le lascio fare a quelli più bravi. Quindi appunto hai accennato una cosa importante, tu sei del girone nazionale, una nazionale che
che negli ultimi anni ha pescato a piene mani a Rivarolo. Sì. La Rembukan, non dico che sia come il grande Torino del calcio degli anni 40, però effettivamente dà tantissimi atleti alla nazionale. Sì, abbiamo un bel vivaio, siamo parecchi, ma comunque in generale tutta la nazionale italiana, ora come ora, è composta da molti giovani. Mm-hmm. Di gente anziana, diciamo, ce ne sono pochi, e Marco è uno dei più anziani, diciamo, che comunque ha 27 anni, esatto. Quindi oddio, anziano. No, certo, però è uno sport effettivamente che dove c'è un grande riciclo, proprio per quello che comunque si cerca di coinvolgere i giovani, perché cosa fondamentale, quando si parla di karate come disciplina, non è un nome a caso, perché effettivamente ci vuole tanta disciplina nel karate. Tanta disciplina, tanto impegno, e poi ti forma proprio caratterialmente la persona, e non tutti hanno la testa, ma soprattutto il cuore e lo spirito per poterlo fare, quindi ci vuole proprio mentalità e disciplina. Con i dirigenti del gruppo, che conosciamo molto bene, oltre al maestro Buffo, anche Daniele Amato, che è un'altra colonna fondamentale, però molto spesso quando abbiamo chiacchierato o chiacchieriamo ci raccontano anche del fatto che siete proprio una grande famiglia, nel senso che molte volte le trasferte, appunto il coinvolgimento anche degli ancora quelli più giovani di te, quindi quasi i bambini, bambini. Però è bello anche lo spirito che si viene a creare. Sì, noi della Rembukan siamo una grande famiglia, lo vediamo in ogni momento che se abbiamo bisogno ci siamo tutti l'uno per l'altro, e possiamo contare tanto sul nostro maestro che ci aiuta, è sempre disponibile, e poi l'ambiente è proprio bello anche nel coinvolgimento, come dicevi appunto tu, dei bambini, lo vediamo alle gare, li stiamo dietro, li aiutiamo, li incoraggiamo, li tranquillizziamo a volte, certo. Anche se noi magari siamo più spaventati di loro. Però non bisogna andarlo a vedere. No, mai, mai. E poi anche il dopo gara è la parte anche bella, perché magari torni col pullman o torni con la macchina e poi andiamo a mangiare una pizza tutti assieme, genitori, bambini, noi, e quindi proprio un bel ambiente. Bel coinvolgimento. Giorgio, tu tra l'altro sport come passione, ma sport come vita di tutti i giorni, perché stai studiando. Sì. E raccontaci anche il perché di questa scelta, cioè lo sport è entrato nelle vene. Prima dicevi no, quello non volevo farlo, però alla fine dei conti lo sport è la tua vita. Eh sì, ormai è diventata proprio a pieno al 100%, mm-hmm. E sto studiando adesso a Cuneo, quindi neanche troppo vicino comunque, proprio il SWISM, che sarebbe le, certo, scienze motorie. E sì, ho deciso che un paio d'anni fa volevo intraprendere questa carriera, chiamiamola, mm-hmm, così, perché lo sport proprio mi dà soddisfazioni e è quasi, diciamo, una droga buona. Sì, è vero che tanti che si avvicinano alle varie discipline, chi può essere la corsa, la bicicletta o le arti marziali, effettivamente se lo fa con la giusta passione, ma anche col giusto trasporto, alla fine diventa una cosa di cui non puoi fare a meno. Eh beh sì, vivi di sport sempre. Beh, è una cosa molto positiva, perché soprattutto noi stiamo parlando tra l'altro all'interno di una scatola, definiamola così, che noi abbiamo chiamato New Generation, dove appunto è importante il fatto che i messaggi che lanciate voi giovani siano questi, molto positivi, il fatto che arrivate anche da un periodo complicato. Eh sì, con la chiusura del lockdown molti giovani hanno perso, diciamo, un po' lo spirito del voler stare fuori e fare attività fisica, esercizio fisico, e questo comunque è un male, perché la gente ormai, i giovani, stanno sempre più attaccati al computer, a telefoni, televisioni, non escono, non fanno più attività, e questo non è tanto buono. No, ma speriamo che comunque, ad esempio, figure come la tua, che trasmettono la passione, la voglia, si sente dalle tue parole quanto è importante fare attività fisica, stare in mezzo alla gente e divertirsi, condividere anche con i più giovani, sia importante. Ultima cosa, classica domanda da giornalista sportivo, è quella: quali sono gli obiettivi di Giorgio Padoan nel prossimo futuro? A quali traguardi aspiri?
Sportivamente sarebbe bello vincere un mondiale. Poco, cioè, bella cosa. Sarebbe un bel sogno da realizzare. Comunque avrò anche altri progetti al di fuori del karate, ma comunque legati allo sport, anche perché sono stato vincitore del bando Erasmus e quindi il prossimo anno andrò in Romania a studiare per 6 mesi. Oh, bella esperienza. Quindi non mi bastava Cuneo come distanza, no, ancora più lontano. Dai, alla fine dei conti lo sport è anche bello perché ti apre anche un mondo sul mondo. Eh sì, ti fa viaggiare, ti fa conoscere persone, conoscere luoghi e quindi questi sono i miei progetti per adesso, diciamo. Beh, diciamo che appunto a 20 anni è già una buona base da cui iniziare. Giorgio, guarda, grazie mille di esserci venuto a trovare e di averci raccontato la tua esperienza. In bocca al lupo sia per la carriera sportiva che naturalmente quella di vita di tutti i giorni. E troviamoci tra qualche mese a chiacchierare, vediamo un po' come questa trasferta ungherese andrà senza dire nient'altro. Senza dire nient'altro, speriamo. Volevo solo ringraziare ovviamente voi per l'opportunità che mi date. Grazie a te. La Rainbowcam, perché è la mia grande famiglia, il maestro Giacomo Buffo e Daniele Amato. E volevo fare anche un piccolo ringraziamento alla palestra di Borgo San Dalmazzo, vicino a Cuneo, che in questi, diciamo, mesi di trasferta cuneese mi sta dando l'opportunità di allenarmi e di trasmettere quello che so ai loro atleti. Quindi ringrazio la maestra Paola Pani per l'opportunità. Molto bene, Giorgio, grazie. Grazie a voi, alla prossima. Grazie mille.